È arrivato il matto. Eccomi qua, con la mia acrobatica puntualità. Oggi, come vi avevo promesso, affronteremo la pertica. Come si affronta la pertica? Come si affronta la pertica? Come si affronta la pertica? Coglioni, lo sforzo iniziale deve essere concentrato sul braccio. Braccio, avambraccio, questa è la posa plastica perfetta, e polpaccio. Il polpaccio si avvolge a mo' di spirale attorno alla pertica, come fosse un membro ideale da scalare. Allora lo sforzo iniziale sarà braccio, avambraccio, polpaccio. Ah! Braccio, avambraccio, polpaccio. Ah! Braccio, avambraccio, polpaccio. Ah! Si sta facendo una pippa. Braccio, polpaccio. Ah! Braccio, avambraccio, polpaccio. Ah! Chiaro? Mi scusi, professore, non ho capito bene la faccenda della gamba avvolta a spirale. Ho paura che sulla pertica, avvoltolando troppo, si spappolano le palle. Agli stronzi può succedere, non a me. Sono 25 anni che vado su e giù per le pertiche. Mi chiamano palle d'acciaio. Uno, due, uno, due, uno, due. Il filo per uno dietro a me. Avanti, passiamo alla dimostrazione pratica. Uno, due, 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 uno, due. Ti sforzo in semicerchia. E adesso larve di uomini, larve di ginnasti, la scimmia di Gallarate vi dimostrerà come si affronta la pertica. Attenzione a fermarmi perché corro il rischio di entrare in orbita. Vai tranquillo. Tu, tu, come facevano i nostri padri. Braccio, avambraccio, polpaccio. Braccio, avambraccio, polpaccio. Ah, braccio, avambraccio, polpaccio. Ah, braccio, avambraccio, polpaccio. Ah, dai, braccio, e dai, scimmia di Gallarate. Dio! Si è rotto.